Ravenna, seconda città e regione, ha firmato un accordo con Open Fiber, società compartecipata da Enel e Cassa Depositi e Prestiti, per portare la banda ultralarga interamente in fibra ottica casa per casa. I lavori del progetto, da 20 milioni di euro, inizieranno il prossimo 25 ottobre per concludersi a fine 2018. Fa parte di un progetto nazionale e noi siamo i primi in regione, insieme a Bologna, a aver fatto questo tipo di intervento. Il Comune di Ravenna ha messo a disposizione le proprie forze, le proprie capacità, una semplificazione nelle procedure amministrative di rilascio dei permessi che ci ha portato a chiudere un accordo con la società Open Fiber in tempi record. Quindi, e ci porta a dire che Ravenna avrà un servizio che altre città non hanno ancora. C'è la novità importante, che è il fatto che la fibra verrà portata casa per casa, quindi migliorando il servizio e quindi anche le capacità di connessione. Le novità non riguarderanno solo il centro, Lido Adriano e Punta Marina, ma anche il Forese. Questo fa parte di un lavoro che noi stiamo portando avanti e che Open Fiber porterà anche nel Forese, con interventi assieme ai bandi europei di infrastrutturazione delle zone artigianali di Savio, Piangipane, San Zaccaria e San Pietro in Vincoli, e fa parte delle politiche che abbiamo adottato in questi anni per connettere i cittadini anche del Forese. Ricordo il progetto dei tralicci, che permette la connessione attraverso i ponti radio di tutti i cittadini del Forese. Ricordo che grazie a questo progetto poi un operatore privato ha portato la banda larga a Piangipane e a Mezzano, quindi una serie di interventi che ci portano a dire che siamo all'avanguardia, che portiamo ad essere Ravenna sempre più competitiva, anche in una chiave turistica.